Allora, e quindi stavo dicendo, ti Ramona. Ramona. E io non so più che fare, i soldi non entrano più. Vabbè, io ho il posto di bidella, va bene. Ma posso andare avanti con un posto di bidella? Adesso. E poi il contrabbando con quell'altro. Ma non lo so, inutile uomo di Sandokan che mi porta certi rimetti invendibili. E il culo sei castrato nel gommone, là, per piacere, glielo puoi scastrare. C'è che va castrare. Vabbè, rimani là, mamma, stai comoda. Capito? Senti, quindi io non posso andare avanti. Guarda, ma lo sai che fanno ora le persone per fare soldi? Mettono due brandine, due cose, fanno il bed, gli danno il letto e breakfast, gli danno la prima colazione. Chiamano i turisti, tutti i turisti che arrivano, poi gli danno la prima colazione e li mandano alle case, fanno il bed e il breakfast. I soldi che si fanno, 50-60 botta. Guarda, glieli danno. Che io non lo posso fare che sto felice, che gli devo dare. Ecco perché l'altro giorno passai dalla piazzetta là in fondo e stava scritto bed and breakfast. Qui si guadagna, dici? A morire. Quindi una brandina scassata la teniamo, una pasta di latte pure inacidita, un pezzo di pelle. Tanto i turisti mica se ne accorgono. A botte di 50 euro. Per piacere, mamma, qua dobbiamo fare il bed and breakfast, non perdiamo tempo. Per cortesia, io se apro un esercizio qua non posso tenere l'uno ed uno. Tienetene un po' tu che non apri nessun esercizio. No, dai, potete fare i mucitoni, altro che. Okay. Ecco i mucitoni, si dice l'urdacchioni, non i mucitoni. Ma guarda, tira dall'altro braccio. Avanti. Dottore? Sì. Dottore, buongiorno. Ci sarebbe un detenuto che non sta tanto bene, se può visitarlo. Faccia entrare, faccia entrare. Lo chiamo. Sì, sì, faccia entrare, faccia entrare. Catacchio! Cammi. Va. Dottore. Dottore. Che? Lo vedo. Proprio la depressione. Non è bene proprio. Vada, ci penso io. La decadenza psicofisico, morale, culturale, sociale. Ci penso, so io il problema. Vale, so io. Ma manca il pancio. Venga. Oh. Uno. Due, tre e cinque. Si rilassi. Ecco qua. Allora, mi racconti, mi dica. Guardi il problema, vedi. Ora mi mancano 10-15 kg di carne, mi manca il carno. E siamo qui per risolvere tutti i problemi. Tutti i problemi. Allora, la gola, come ce l'ha? Come ce l'ha la gola? Un po' fregata, sigaretta, caffè, cose. Allora, mi dia il cucchiaio che la visito. Come il cucchiaio? Che c'è? Io per il cucchiaio. Scusa, non ha portato il cucchiaio. E lo devo portare io. E come lo visito, scusa? E lo devo portare io. Vabbè, lo stetoscopio. Allora, vediamo un po'. L'ha portato, me lo dia. L'ho tolto in tasca, ma l'ho perso. Non ha portato neanche lo stetoscopio. E io devo portare io. Perché lo devo portare? Perché lo devo portare io? Allora, venga avanti. Attenzione all'aspiratore. Sì, che è come una cimitarra. Sì, vengo qua, vediamo un po'. Bel Clemen, Diga, 33? 33. Pronto? Pronto? Chi parla? Sono sempre quello di prima che è venuto depresso perché rimanga il pancio qua, il grasso, E che è venuto a fare qui? Perché c'è la debolezza. Ah, ho capito. Mi va a fare queste cose qua. Allora, questo è il problema? Sì, di troppo. Questo è il problema. Una dieta. Come la dieta? Io non so se non era proprio pure la dieta. Una? Ah, non due. Ah, vabbè. Risolviamo tutti i problemi. Una bella dieta. Cominciamo col mattino. Il mattino. Ecco, il mattino io ci vedrei 20 uova sbattute. 20 uova sbattute. Con pancarello. Ecco, pancarello è con chiaro. Con pancarello. Allora. Primo. È pronto. Cannelloni? Quanti? Qua. 400 grammi. Bravo, 400 grammi di cannelloni. Mi piace da te, dai. Alternativa. Diamo un'alternativa, vediamo un po'. Mettiamo due linguine. Allo scoglio. Allo scoglio. Questi sono vitamine, queste cose le lasci non tocchi niente. Allora, linguine allo scoglio. Poi io ci vedrei una anatra aragosta. Maionese. È chiaro, questo è il colesterolo, non c'è. Qui deve salire il colesterolo. Aragosta. Ma arriva almeno a 400. Con patata. Maionese. Dopo qualcosa adesso dobbiamo andare un po' sul pesante. Ecco qua, dobbiamo pesantire, dottor. Bella.
Banana ci vuole. La banana di giorno ti toglie il medico di torno. Una bella banana. E poi per concludere questa dieta io ci vedrei un bel tiramisù. Ecco qua, questa è la firma mia, dottore. Allora, tu dici che io una volta che dico questo, mi torna stampata in Google e mi fanno volare? L'ho detto io. Vabbè, dottor, ma per risolvere sto problema qua, che cosa devo fare? Lo sorviamo su. Come? La cinta! Una bella cura meccanica. Allora, non si dimentichi quello, la mia dieta. Quindi, il dottor dice che io presento quella, non mi danno sta l'ho prescritta io. Locale che si mangia nelle località, 3 musica e animazione, what's a bon, slip e 5 prima colazione, breakfast, e this is Ukund, cadave il conto, tutto per 100 euro, euros. 100 euro. No, non mi dite no, signore, che è un prezzo onesto. Poi voi dovete capire la famiglia disagiata, quindi bisogna aiutare i poveri, ecco. What's this? Signore, la O, quella è la O. E this is pomodoro. Già è finito. Allora, iniziamo col giro turistico. This is una vecchia rincoglionita del luogo, del locale. Picture. Fai la fotografia, stai ferma, se no c'è mossa. This is portal del 700 con pezzini di plastica. Fognatur, 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 fognatur,
campagna da... Tanto... Lei la ciocca, la fa il cucù, questa mi vede. E poi stanno anche le cose da che... Le calleggiate. Ma non ce ne frega niente. Tubatur antique. Fotografo, fotografo le tubatur. Tubatur. Mamma, che boss, esce l'acqua spruzzo e ci... Ramona! Ramona, mo, adesso vi farò vedere un altro tipico locale. Tolda, va, fai vedere. Che c'è? Guarda, fai vedere. This is donna locale, proprio di, sai, il barilo grosso grosso. Vai dentro. Oh, mo, il viaggio turistico è finito. Sì, finish. Finished? Sì, adesso si cena. Volete cenare? Mangio! Mangiare! Questo era il viaggio turistico del centro storico. Il centro storico è questo. Facciamo mangiare. No, accomodatevi, Andiamo a preparare. Dopo li facciamo accomodare. No, aspetta. State lì, spezzati di gambe. Adesso veniamo. Allora, fratello, sono andato dal dottore. Che ha detto? La mutua. Cosa? Mi ha sistemato. Ti ricordi i pantaloni come andavano larghi? Già mi ha sistemato la cura, perfetto, guarda. Una protesi, un proteso. Bisogna essere dottore per dare la cinta. Perché tu ci avevi pensato? Beh, perché io non la tenevo. E poi mi ha dato un menu, la rezzetta menu. Un menu? Menu, come si dice, che deve seguire, insomma, quello che lui mi ha detto, che devo mangiare di più, perché mi ha visto proprio abbattuta. Ah, questa è la... Abbattuta a sé. La sbobba! Cibo fumante! Finalmente! Succulento, gustoso! Che si mangia oggi? Bella brodagliola! Cibo badavera! Buono, si vede proprio gustoso! Io non lo so come il meccanismo, che quello ingrascia con quello e io smozzo. Quello ingrascia... E lui mi ha dato questa ricetta che ogni giorno, da questo giorno in poi, dobbiamo eseguire. Tutte quelle medicine, tutte queste cose qua. Quando mi dice ciò va perché? 20 uova sbattute. La colazione. Come? Con pancarré. La mattina uno zabaione di 20 uova con il pane a cannello. E chi deve portare? 20 uova? Voi deve portare? Devo portare io. Vabbè. 400 grammi di cannelloni. Ogni giorno il cannellone, fa una vende cannelloni. A pranzo. Fai 200 di ricotta e spinaci e 200 di carne macinata. 400. Non è niente. Chi deve portare? Voi deve portare, che lo porterei io. E fatela fare da vostra moglie. Quella il dottor l'ha detto. Vabbè. Poi ad agosto, banane. Tirami su. Per un totale di ogni giorno 10 kg di banane reali. Perché io me ne andavo? Ma chi deve portare queste cose? Sempre voi. Voi siete il portante. Chi scherza io? Ma non è possibile. Non è possibile. Signori, buongiorno. Direttore. Sono stati al dottore. Perché la debolezza, mi sento debole, vado a cannisciando, stranisciando. Allora il dottore mi ha visitato, eccetera, e mi ha detto che questa è la rizzetta che devo... È tutto. Quanta medicina va perché un poveretto? Senti. Una dieta. È una dieta però un po' strana. Medicinale. Silenzio. Vado avanti. Vada avanti, guardi. 400 grammi. Il direttore. Ridombaccio con Gillo. La vedi questa dieta? Questo no. Non ce ne facciamo della dieta. Chi ti ha fatto quella dieta? Il dottore. Il dottore non ha voce in capitolo. Qual è il dottore? Pubblico ufficiale. Domani lo facciamo fucilare. Mongetti. Tu fai fucilare questo. E chi lo deve fucilare? Scusa. Tu. Come tu? Fuggite, ce l'hai? No, vabbè, direttore, ma non era stato a scherzare. Ehi. Il dottore ha detto così, dottore, così domani non ci sarà più. La dieta te la faccio io adesso. Come? Che ti ha fatto? La dieta te la faccio io. Dice, un mese? Pane e acqua! È tanto per tenerti in forza. E adesso tu vieni in questo istante nel mio ufficio e me lo metti a specchio. No, allora apro proprio. E allora proprio inquadra la circostanza. Quando inquadra la circostanza, inquadra. La inquadri pulendo, avanti. Poi non fosse. Sto debole. Mongelli, a lavorare, avanti, nel mio ufficio, forza! Avanti! Posso fare scusa? Non possiamo fare un po' di dieta prima e poi veniamo a pulire? Ma fa dopo, ora vieni a lavorare. Avanti, lavativo! A me
con la dieta piaceva. Mangia là, mangia. Ma deve guarire. C'hai due piatti, mangi, forza, va.